Nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris si è tenuta la premiazione dei vincitori della quinta edizione del concorso per le scuole, per istituti di istruzione secondaria di secondo grado piemontesi, cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro. L'iniziativa è stata promossa dal Consiglio regionale del Piemonte e dall'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte. A vincere è stato il video della terza D dell'Istituto Plana di Torino. Al secondo posto si è classificato quello della quarta informatici dell'Istituto Sovrero di Casale Monferrato, mentre al terzo quello della prima A dell'Istituto Guala di Bra. Il primo premio consiste nella somma di 2.500 euro, 1.500 per il secondo e 1.000 per il terzo classificato. Le cifre corrisposte dovranno essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature informatiche e o per la realizzazione di progetti educativi sulla legalità. L'incontro a scuola con Tiberio Bentivoglio è stato una buona ispirazione per creare il video con cui abbiamo vinto. L'incontro con lui è stato molto emozionante. Abbiamo imparato che noi dobbiamo fare più attenzione al denaro e all'utilizzo di cui ne facciamo e a chi rivolgerci quando siamo in dei problemi. È un grande onore partecipare a questi concorsi e comunque classificarsi comunque a livelli alti, perché nonostante l'impegno e anche il tempo usato per questi progetti, avere una gratifica è sempre una cosa bella.